Buongiorno, siamo con Simone Aliprandi, che è un avvocato che si occupa di consulenza, formazione, ricerca nell'ambito del diritto d'autore e in generale del diritto dell'ICT, quindi tecnologie dell'informazione e della comunicazione. È autore di diversi libri, uno recente è Software Licensing e Data Governance. Io sono Andrea Borruso dell'associazione Ondata e l'occasione per parlare con Simone è proprio quella della campagna Dati Bene Comune e di tutto ciò che ha a che fare con le licenze, in particolare dei casi verticali sui siti della pubblica amministrazione. Simone, come prima cosa, grazie per essere qui perché per la campagna Dati Bene Comune è importante poter parlare con un esperto di questi temi come te. Ti seguo, voglio dire una cosa molto personale. Simone, per chi si occupa di dati aperti, è da anni per molti di noi un riferimento. Quindi, diciamo, io lo seguo da tempo. Recentemente ho visto un suo intervento video in cui ha citato proprio la campagna Dati Bene Comune e prima di andare proprio sul tema gli voglio chiedere cosa pensa di questa campagna. Allora, grazie, sono commosso per questa presentazione, grazie mille, non l'aspettavo. Allora, niente, piacere mio, onore mio di essere qui con voi oggi. Ho seguito un po' le vicende della campagna. Questa diretta è nata da un tweet, no? Perché alla fine le cose succedono sui social ultimamente, ci si incrocia e un commento che ha generato ovviamente un po' di curiosità e la necessità di approfondire. Però appunto la campagna la seguo fin da più o meno da quando è nata, ma in generale seguo tutte le iniziative intelligenti e ben congeniate in ambito di open data, di disponibilità di dati pubblici, perché credo che sia uno dei temi centrali degli ultimi 10 anni per quanto riguarda la diciamo, buona gestione della pubblica amministrazione e che io ogni volta confido che sia un dibattito chiuso, perché ormai abbiamo capito cosa si debba fare, quanto si debba rilasciare, come si debba rilasciare liberamente i dataset pubblici, però ogni volta ci troviamo a dover fare delle campagne, perché cioè, se la cosa fosse stata digerita come ci si può augurare, non, probabilmente non sarebbe nemmeno nato il bisogno di una campagna come quella che avete fatto, però purtroppo. Hai assolutamente ragione. Purtroppo siamo qui ancora a ripetere un po' di cose. Cioè, l'altro giorno ho fatto un video in cui ribadivo il concetto di licenza open, che, caspita, sono andato a riprendere dei concetti che Stallman ha detto nel 91-92, cioè, quindi dibattiti che sembravano chiusi ormai da 30 anni, che ogni tanto vengono riaperti. La pandemia probabilmente ha rimesso un po' in moto alcune dinamiche, alcune curiosità. C'è da dire che ha messo molto in luce il problema, quindi guardiamo il lato positivo, cioè questa vostra campagna fosse stata fatta sui dati, che ne so, di altri tipi di so, no, dati geografici dei mezzi pubblici sarebbero rimaste nella solita nicchia, no, di noi appassionati, nerdoni e smanettoni. Adesso, avendo incrociato i temi della pandemia, gli hashtag legati alla pandemia sui social, ha avuto in effetti la visibilità che necessita e che richiede, e ha fatto capire a tutti quanto avere sti caspita di dati disponibili sia fondamentale. Allora, verticalizzo un po'. Chi segue Dati Bene Comune conosce un po' le campagne che stiamo lanciando, chi non le segue può leggere è datibenecomune.it. Uno dei punti per cui i dati non possono essere bene comune se non sono, come dire, riutilizzabili. Noi abbiamo visto che alcuni siti importanti che hanno a che fare con la pandemia avevano, ad esempio, una licenza molto famosa, la CC BY NC-ND, che ad esempio non consente opere derivate, l'acronimo appunto è ND. Ma Simone,
Che vuol dire? Io dico sempre che con la licenza ND essenzialmente facciamo finta che è applicata a una cartina geografica. Io essenzialmente se c'è la licenza ND me la posso stampare e appendere nel mio bagno, perché nemmeno la posso appendere per strada. Sbaglio l'interpretazione, è così bloccante. Allora, diciamo, in una battuta, la NCND è la, possiamo chiamare la licenza del braccino corto, nel senso che delle sei licenze Creative Commons è chiaramente quella più restrittiva, perché no, è un set di sei licenze, così per chi non conosce la questione, sono sei licenze che vanno dalla più open, dalla più libera, che è sostanzialmente una, la CC BY, la licenza che consente di fare sostanzialmente tutto, semplicemente citando l'autore originario come fonte, e poi si arriva invece all'estremo opposto, la sesta nell'ordine, che è proprio quella che hai citato, NCND, perché ha due clausole su tre che sono negative, che quindi vietano di fare cose. Tu ti sei soffermato sull'ND, cioè sul no derivative, cioè l'autore non consente di fare opere derivate. E bisogna fare attenzione, perché poi bisogna andare a leggere la definizione di opera derivata che viene fornita dalla licenza, perché non è uguale in tutto il mondo. Il problema di queste licenze è che sono delle licenze scritte negli Stati Uniti che devono poi essere utilizzate in tutti i paesi del mondo in cui ci sono magari delle legislazioni diverse, in cui anche la prassi contrattuale è diversa. Quindi il concetto di opera derivata è un concetto che viene dal diritto americano, noi usiamo un concetto diverso che è elaborazione creativa, e quindi la licenza cosa fa? Onde evitare problemi di interpretazione, fornisce lei una definizione di che cos'è opera derivata. E, nel caso che hai fatto tu, sì, cioè una NCND di una mappa, di una cartina, beh no, non è vero che non la puoi appendere in strada, l'importante è che tu non ne faccia utilizzi commerciali, perché c'è il NC che invece vieta gli utilizzi prevalentemente commerciali. Altra questione che andremo a, come dire, apre un vaso di Pandora, perché anche lì che cosa si intenda per utilizzo commerciale viene scritto nella licenza, e poi vai a leggere, c'è scritto che si intende un uso prevalentemente diretto al conseguimento di un guadagno commerciale. Ti posso interrompere un attimo, perché volevo precisare, se no l'esempio mio l'ho fatto male. Prendo quella cartina, ci derivo delle analisi, perché faccio un'analisi di distanze, fai finta dalle rotte degli autobus, dagli ospedali, qualcosa, e l'appendo per strada. Questo lo posso fare. E allora, quello che hai fatto tu è già diverso. Quella è una estrazione di dati da una cartina, un tema che viene molto discusso, perché l'estrazione di dati è un'attività più tipica da database, no? Che da riproduzione di cartina. Cioè, riprodurre una cartina è l'attività di una casa editrice che va dall'Istituto Geografico Militare o dall'Istituto, da un comune che gli dà le planimetrie di una zona del comune e riproduce quelle mappe all'interno di un libro, no? Un libro di geografia o un catalogo, non so, conosciamo anche libri che vengono fatti a scopo di verifica fiscale, no? Quindi catasto, dati di quel tipo, che andiamo ad aprire anche lì un altro vaso di Pandora, però quello è un tipico attività di riproduzione, prendere un contenuto, farmi dare una licenza per poi riprodurlo, cioè riprodurre vuol dire farne copie, no? Banalmente. Quando noi entriamo nel mondo del digitale e dei dati, il riprodurre è un concetto che rimane un po' in secondo piano, perché in realtà è più un tema di utilizzo, di riutilizzo, di estrazione. Quello che dicevi tu è esatto. Estrarre dati da una mappa. Quindi io prendo una cartina, ma non la uso tanto come mappa, la uso più come database. Esatto. E allora lì entriamo nel dibattito, che anche lì i giuristi si scriverebbero migliaia di pagine per stare lì a definire se quanto una cartina può essere intesa come banca dati o meno, però vabbè, di fatto è così, cioè una cartina, adesso io ne ho una di fianco qua appesa, insomma ci sono le altitudini delle montagne, ci sono le lunghezze dei fiumi, ci sono le distanze tra un comune e l'altro, cioè, ci sono tante informazioni che io posso estrarre da una cartina. Esatto. Andiamo al cuore del punto per cui ci stiamo incontrando oggi. Noi abbiamo fatto due richieste a tema licenza, una al Ministero della Salute, a cui non abbiamo avuto risposta ad oggi. Abbiamo scritto una PEC a dicembre, abbiamo ancora scritto una seconda, ma ad oggi nessuna risposta.
e un'altra l'abbiamo inviata all'Istituto Superiore di Sanità, in particolar modo per la sezione più importante a tema Covid, è una sezione dedicata di quel sito che si chiama Epicentro. Alla prima PEC non hanno risposto, a una richiesta di sollecito, in qualche modo della risposta, hanno risposto anche nei fatti e hanno rimosso entrambi i siti che ho citato, avevano la CC BY NC ND, sottolineo che parliamo di dati sulla salute, sono tipicamente dati che rielabori, non sono dati che ti metti come sfondo, come una mappa, tipicamente, ed è per questo che l'ND mi sta particolarmente stretta, tipicamente parti da qualcosa che sia anche un PDF, non è detto che sia una tabella, informazioni e dati pubblicati in quel sito, e normalmente un ricercatore, un analista, un giornalista, un'azienda, visto il tema di grande interesse, la salute, ci potrebbe e vorrebbe fare opere derivate. Hanno rimosso quella licenza e adesso c'è una nota di copyright di cui ci parli tu. Noi l'abbiamo interpretata come una nota. Ti faccio un'aggiunta, se ricordo bene, era una CC, una 2.0, una vecchia versione. Era una 2.5, quindi vecchia proprio. 2.5, sì, è vero. E qui c'è un altro problema, perché le 2.5 non rilasciavano correttamente il cosiddetto diritto sui generis sulle banche dati. È un problema anche lì vecchio che ci portiamo dietro, che è stato risolto da Creative Commons nel 2013-2014, quando sono uscite le licenze in versione 4.0. Quindi in realtà quella licenza 2.5, se applicata ai dati e non ai contenuti del sito, quindi non alle fotografie, ai testi, ma proprio ai dataset, in realtà è come se non fossero licenziati, cioè quindi non funzionava nemmeno, quindi era proprio insensato come cioè, poi all'epoca c'era solo quella e quindi poteva essere legittimo che loro avessero adottato una di quelle disponibili all'epoca, ma visto che sono passati ormai dalla 2.5 probabilmente 12 anni, dal passaggio alle 4.0, come ti dicevo, 2013-2014, quindi 7-8 anni, e caspita, il tempo per cambiare comunque c'è stato. Quindi a volte sono cose che si stratificano, rimangono lì finché qualcuno non le fa notare e voi avete fatto bene a farla notare. Però scusa, stavi dicendo che... Sì, hanno cambiato. Adesso c'è, quindi la licenza è rimossa, adesso si può leggere, basta cercare Epicentro e poi in fondo c'è un URL che punta al copyright, poi mettiamo nei commenti del video che pubblicheremo l'URL per andare a guardare, c'è scritto: la riproduzione di parte del sito è autorizzata a condizione che venga citata la fonte. A me, che non sono un esperto di questi temi, come tu fai per professione, mi verrebbe da dire, ma hanno lasciato la ND tutto sommato, perché si parla solo di riproduzione. Allora, a me da giurista, da avvocato del diavolo, verrebbe subito da dire che nella frase la riproduzione di parte del sito, mi verrebbe subito da chiedere ma quale parte? No, non vuol dire, questa frase qua in realtà è Tognazzi la chiamerebbe una supercazzola, dice, nel senso, vecchio film Amici miei, per cui è un giro di parole che non dice molto, perché il diritto ha bisogno di parole che siano certe, no? Che siano univoche. La riproduzione di parte del sito è autorizzata a condizione che venga citata la fonte, vabbè, anche lì il citare la fonte è tendenzialmente, cioè, al di là che ci sia scritto nella licenza, è comunque richiesto. Poi vabbè, in alcuni casi si può anche fare a meno in situazioni di pubblico dominio conclamato, però anche in opere di pubblico dominio è buona norma, anche se non c'è un obbligo giuridico, è comunque buona norma dal punto di vista giornalistico, scientifico, citare da dove hai preso questa informazione, questo dato. Però quindi il problema è questa parte di sito, perché parte di sito, caspita, potrebbe essere il 10%, una parte, potrebbe essere il 90%, cioè a cosa si applica? E poi dice, nei casi espressamente indicati, la riproduzione e o l'impiego di informazioni testuali multimediali devono essere preventivamente autorizzati dall'istituto. Quindi, insomma, si crea il thriller, dice, allora quindi in realtà ti devo ancora chiedere il permesso, no? Perché in tutti gli altri casi che eccedono questa parte che tu mi hai licenziato liberamente,
devo chiederti comunque il permesso, ma visto che non so quali sono le parti, devo per prudenza ti devo sempre chiedere il permesso, o no? Cioè, come io la interpreto così, e quindi alla fine hanno fatto sto giro per, da un lato, rimuovere una licenza che effettivamente non funzionava più ed era vecchia ed era superata, dall'altro non si sono presi la responsabilità di scegliere una licenza corretta e adeguata. Hanno messo lì appunto questo giro di parole davvero un po'... che, ripeto, può essere usato a nostro favore, cioè a vostro favore, nel senso a favore di coloro che hanno... no, beh, ma nostro, nel senso dei cittadini, cioè nostro, tutti nostro. Sono interessati... io ho questa doppia anima, cioè, sia come legale, che quindi devo dare un parere tecnico, ma anche come cittadino interessato alla libera disponibilità di questi dati. Quindi qualsiasi cittadino in realtà potrebbe, leggendo questa cosa, dicendo questa frase, riprodurre questa parte di sito. E il problema anche lì, il concetto di riproduzione, ne parlavamo prima, no? Riproduzione è solamente una parte, un ingrediente, diciamo, della più grande del concetto di riutilizzo dei dataset e ridistribuzione dei dataset. Quindi riprodurlo verrebbe appunto in mente l'attività di copia, cioè io prendo e lo riproduco, lo porto su un altro supporto, no? La riproduzione è questa cosa qui, cioè ne faccio una copia. Ma come tu mi spiegavi, nell'ambito degli open data ce ne facciamo poco, cioè sì, sempre meglio di niente, no? Cioè sempre meglio che due dita negli occhi, però cioè, il Sei concetto di d'accordo open che data, il concetto di open data esatto. comporta il riutilizzo, anzi, cioè, io quando parlo di openness sui dati metto sempre un asterisco davanti, dico, signori, io sono un giurista, vi parlo dell'openness dal punto di vista giuridico, ma c'è tutta la parte di openness dal punto di vista tecnico, tecnologico, semantico, comunicativo, di cui sei più esperto tu di me, lascio parlare te, e che però è l'altro rovescio della medaglia, forse quello più importante, no? Perché possiamo avere tutto. Sei d'accordo che se ho 10 PDF come esistono su Epicentro con i famosi parametri con cui vengono poi impostate e definite le varie zone, rossa, gialla e arancione, ho questi 10 PDF, estraggo da questi 10 PDF tutti i dati in qualche modo, le faccio diventare 10 spreadsheet, anzi un solo spreadsheet, e faccio una mia analisi interessante che incrocio con dati sociali ed economici. Io non posso farne quest'uso derivato pubblico, Ah, sì, perché me li posso tenere nel mio PC, ma non posso ripubblicare nient'altro che sia derivato rispetto a quello che c'è scritto, sì, perché ma si appunto parla. perché la riproduzione, boh, cioè verrebbe anche da chiedersi se lo puoi fare, nel senso se te li puoi tenere sul tuo PC, perché la riproduzione, cioè quello che hai fatto tu non è una mera riproduzione, ma è già un riutilizzo, cioè hai cambiato formato, gli hai dato un senso diverso. Hai fatto un'attività di estrazione, e nel mondo delle banche dati l'attività di estrazione è probabilmente il concetto centrale, e quindi cadiamo proprio esattamente nel problema. Cioè, riproduzione avrebbe senso se parlassimo di fotografie, parlassimo di musica, che ne so, dei Esatto, contenuti. E esatto, parlando di dati, poi è vero, tra l'altro, cioè, lui dice sito, quindi anche lì sito web è, come dire, le pagine, l'HTML del sito con le sue immagini, la grafica, quella roba lì, a chi interessa che venga riprodotta? Chi è che fa un mirroring di un altro, di questo sito, lo prendo, lo metto da un'altra parte? Non mi interessa. Mi interessa poter estrarre i dati affinché vengano riutilizzati in un contesto diverso, gli si dia un significato allargato, e via dicendo, quello che dicevi tu. E per quello ci vogliono delle licenze apposta. Ti dirò che appunto c'è anche la discussione per cui le Creative Commons forse non sono neanche le licenze, no, cioè quando sono state scritte le licenze Creative Commons non pensavano a quell'utilizzo, pensavano più che altro al mondo dei contenuti, parlo del 2002, quindi sì, di la anni, musica e i video, sì. musica, video, immagini, questo era. Quando si è cominciato a pensare a portarlo al mondo dei dati, ecco che ci si è accorti che, essendo licenze americane, non licenziavano correttamente quel diritto che invece esiste solamente in Europa, che è il diritto che tutela proprio l'estrazione di dati, l'estrazione e il riutilizzo di parti sostanziali della banca dati, che noi chiamiamo diritto sui generis. Due sono state le soluzioni. Una è stata quella di OpenStreetMap della ODBL, cioè
creare una licenza europea scritta da un gruppo che era all'epoca inglese, quindi all'epoca nell'Unione Europea, e che quindi conosceva come il funzionamento di questo diritto. E in effetti, se tu leggi la ODBL, è chiaramente una licenza invece per dataset, quindi quella è davvero scritta pensando ad un'applicazione sui dati, oppure adeguare le Creative Commons anche per rilasciare questo diritto. E in effetti le 4.0 hanno corretto il tiro e adesso sono applicabili a tutto. Però ecco, leggendo le Creative Commons capisci che non sono delle licenze pensate apposta per i dati. Okay. Faccio una mini sintesi, ma poi in realtà ti faccio, diciamo, quasi l'ultima domanda. Allora, da quello che hai detto, per me emergono due punti che ti chiedo soltanto poi di confermare. La nota di copyright, per come è scritta adesso, non è scritta benissimo, perché lascia in maniera non dettagliata, diciamo non documentata in qualche modo a cosa si applica, perché parla di parti in maniera generica, ma soprattutto consente soltanto la riproduzione, quindi parliamo anche di informazioni e dati legati alla scienza e al mondo della salute. La riproduzione è totalmente bloccante se vuoi fare analisi e rielaborazione. Ti lascio poi a confermare. La domanda è questa. È una domanda, come dire, anzi forse te ne faccio due, è una domanda, come dire, di prospettiva. Il Ministero della Salute ha come licenza di generica, licenza di default, che trovi nelle note per tutto il sito, ancora una volta, la CC BY NC ND 2.5. Una pubblica amministrazione, oggi, stante le norme correnti, può scegliere come licenza di default? Io non ho dubbi che ci possano essere dei casi particolari, ma può scegliere come licenza di default una licenza che non consente come questa di essere ai dati e alle informazioni un vero bene comune per la cittadinanza, per la ricerca, per il giornalismo, per l'ONG, insomma, per il mondo? Innanzitutto, quindi, prima confermo quello che hai detto prima, che in realtà l'avevo già confermato prima, ma adesso soffermandomi su questo aspetto, siamo sempre lì, cioè, l'equivoco è sempre la confusione tra contenuti e dati, no? Cioè, una licenza CC BY, anche se è 2.5, anche se è una ND, una NC, applicata ai contenuti del sito, non mi scandalizza particolarmente. Il problema sono i dati pubblici. Noi abbiamo delle direttive europee, le cosiddette public PSI, no? Vengono, se voi cercate, direttiva PSI, sono state tre direttive in fila che hanno portato l'Unione Europea ad andare in una direzione abbastanza decisa verso la libera condivisione di dati, okay? Dei dati delle pubbliche amministrazioni. Per cui, insomma, le pubbliche amministrazioni, detto un po' più semplicemente, devono il più possibile tra di esse scambiarsi i dati, per evitare che ogni pubblica amministrazione debba continuare a spendere soldi per raccogliere dati che magari un'amministrazione sua omologa o vicina ha già raccolto, ma poi anche in ottica di disponibilità al cittadino, per creare valore, per consentire anche attività di impresa, per cui mettere a disposizione dati pubblici consente la nascita di start-up che creano le applicazioni, che tirano fuori valore da questi dati. E questo è scritto chiaramente nelle direttive. Quindi si devono mettere fuori questi dati. Però appunto dobbiamo cominciare a ragionare in un'ottica di distinzione tra i dataset e i contenuti del sito. Quindi se il Ministero ha un sito che è un grande contenitore e ha le fotografie, le interviste, gli articoli degli scienziati, io lo capisco che su quelli voglio avere un po' più controllo. Quindi semplicemente basta fare un disclaimer che abbia questa distinzione e creare una sottosezione del sito con la parte open data, come fanno tanti altri enti che hanno il sito www.e/opendata, e lì hai tutti i tuoi bei dataset messi in forma di repository con la loro licenza e i loro metadati, e li vai a scaricare da lì. Non è così difficile, no? Cioè, sono cose che si sono dette 10 anni fa, che si fanno ormai da 10 anni. Alcuni l'hanno capita, altri non l'hanno capita, perché probabilmente non voglio. Adesso capisco che il Ministero probabilmente ha anche delle urgenze diverse, quindi magari non è il momento di
ulteriore, però voi fate partire il chiodo adesso, perché adesso è il chiodo che è caldo. No. E quindi ho perso di vista una cosa interessante, che era quella che ti scrivevo stamattina sui social, sì. Quella dell'open by default. Vai. Perché, no, nel senso che quel disclaimer, tornando al disclaimer di prima dell'Istituto di Sanità, non essendo una vera e propria licenza, potrebbe triggerare, scusate questa parola acquisita dall'inglese, far scattare il famoso open by default. Open by default è un... diciamo uno stratagemma, un escamotage del legislatore italiano del 2012 per sfruttare l'inerzia della pubblica amministrazione, quella di cui abbiamo parlato per più di 20 minuti, cioè questa non particolare predisposizione delle PA italiane a applicare correttamente le licenze per liberare i dati, sfruttare questa loro inerzia in positivo, cioè se tu, pubblica amministrazione, ti dimentichi o non vuoi o perdi tempo nel applicare una licenza secondo quello che viene detto dalle direttive europee e dalle norme italiane, allora io, legislatore, dico che il cittadino può utilizzare i tuoi dati come se la licenza ci fosse, come se ci fosse una licenza open, il più open possibile, cioè sostanzialmente una CC BY o al massimo una CC BY SA, ma non diciamo una CC BY. Quindi, e questo è scritto nell'articolo 52 del codice, all'articolo 52,2 del codice dell'amministrazione digitale. Cioè dice che in mancanza di una licenza espressa, e rimanda al concetto di licenza ad una definizione che è presente in una legge del 2006, allora i dati possono essere utilizzati liberamente a condizione che non ci siano dentro dati personali. Perché? Perché se ci sono dentro dati personali si sovrappongono poi i limiti, le limitazioni giustamente, legittimamente imposte dalla legge, dalle normative sulla privacy, ma qua non parliamo di dati, almeno mi confermi, non c'è dentro dato personale, no, sono tutti aggregati, vengono tolti, cioè non si può, oddio, il rischio che siano dati super tutelati dal punto di vista della privacy c'è perché sono dati sanitari, ma visto che vengono poi disaggregati e disaccoppiati in modo irreversibile dalle persone, no, dagli esseri umani a cui questi dati corrispondono, diventano dati di carattere statistico, di carattere macro, su cui si possono fare dei ragionamenti macro, e quindi non c'è più un problema di privacy. E quindi, insomma, è abbastanza chiara la questione. Ecco perché dicevo, forse è una bella notizia. È ovvio che la mia è un po', perdonatemi, un po' una paraculata, nel senso... Non è chiarissimo, cioè quel disclaimer non è una licenza, però non è neanche nulla, cioè non è proprio nulla, quindi c'è un qualcosa. Per far scattare, per sfruttare il meccanismo dell'open by default, dobbiamo, secondo me, un po' tirare la corda e dire, secondo la mia interpretazione di associazione o di cittadino, di azienda, che startup che vuole utilizzare quei dati, voi una licenza non l'avete applicata e quindi io sto utilizzando i dati secondo l'articolo 52,2 del codice dell'amministrazione digitale. Se non vi sta bene, come dire, fatemi causa, nel senso, proviamo a discuterne, ecco. Però potrebbe essere la chiave per forzare un attimo questo meccanismo che, come vedi, va un po' oliato, è un po' lento, no? Volevo precisare una cosa e farti veramente l'ultima, perché ti ho tenuto già praticamente mezz'ora. Io tempo ne ho, non vorrei annoiare i nostri... No, è molto interessante. Allora, il Ministero della Salute in vero ce l'ha la sezione open data, però perché noi stressiamo sul fatto che quella licenza sia comunque problematica? Perché è vero quello che dici, queste licenze sono tipicamente associate, diciamo, ai contenuti, come dire, visuali del sito. Però purtroppo, in questo anno di pandemia, abbiamo visto come tantissimi dati sono intrappolati in PDF e dashboard, cioè non sono pubblicati anche nel portale Open Data, e quindi molti di noi, ma anche ricercatori, cioè è incredibile, li estraggono dal sito, perché in qualche modo il PDF è un pezzo del sito. E allora... In un mondo moderno, secondo me, quel tipo di licenza, anche applicandola al sito, soprattutto in siti come il Ministero della Salute, che pubblicano terremoti di dati inglobati anche in posti strani, a nostro avviso è molto, molto limitante. Probabilmente, l'Istituto Superiore di Sanità ci ha detto
c'era quella licenza perché era una roba vecchia, come dire, non era stata fatta manutenzione del sito e non l'avevano aggiornata. Anche il Ministero della Salute, sono certo, che non è che vuole nascondere i dati. Noi non crediamo minimamente che ci sia, come ti posso dire, l'aspetto, cioè, no, lo facciamo apposta, non vogliamo. No, no. È un fatto essenzialmente culturale, ma siccome la licenza è una forma e quindi è sostanza, diventa concretamente bloccante. Ed è per questo che stiamo stressando a fare in modo che queste licenze vengano rimodulate. Cioè, io aggiornerei la licenza del Ministero applicando una CC BY 4, share alike, quello che sia, comunque una CC BY 4, e laddove ci sono robe da tutelare un po' di più, specificare le note del caso. La domanda ultima che ti volevo fare è la seguente. Noi abbiamo scritto. Però vedi, questa soluzione che Vai. proponi tu, no? Che è sicuramente quella ottimale, per loro è un costo, cioè per loro vuol dire mettere un omino, no? Qualcuno che abbia contezza di quello che succede e schiacci un bottone e dica questo contenuto va sotto la licenza open data, questo contenuto va sotto la licenza invece dei contenuti, che è il lavoro che faccio io, è questo in realtà, cioè io faccio consulenza e pubblica amministrazione su questa roba qua, ma non è che tutte hanno budget e voglia di incaricare la Liprandi della situazione o qualcun altro che gli faccia questo tipo di lavoro, oppure hanno sì dei legali interni che magari questa materia non la conoscono così perché vengono dal mondo più che altro del diritto amministrativo e quindi fanno un po' più di fatica e quindi è un costo, è una scocciatura in più che di cui devono farsi carico. Dicono: vabbè, allora, visto che già abbiamo tanti problemi, cominciamo a risolverla così un po' diciamo, a cartocciata, un po' accrocchiata e poi vedremo. Quindi voi, come dire, a fare i pignoli fate benone perché rompendo le scatole a un ente, magari nello stesso tempo lanciate segnali anche ad altri che dicono: aspetta, allora vediamo come si fa. Anche produrre dati aperti è un costo. Noi diciamo, e lo dici anche tu da tempo, che comunque mettere a budget è politica, nel senso che se fai una scelta di budget hai fatto una scelta politica. E l'altro elemento, secondo me, importante è che comunque dobbiamo, come dire, adeguare le competenze degli uffici che prendono decisioni, degli uffici tecnici, ai temi attuali. Il tema delle licenze non è un tema che si può considerare più moderno, è un tema corrente e quindi secondo me si deve mettere a budget e ci deve essere un ufficio tecnico dedicato soprattutto in mega siti come il Ministero della Salute che raccoglie di noi per fortuna e fa analisi per fortuna di tanti dati che secondo me andrebbero, come dire, gestiti con le modalità anche legali adeguate i tempi correnti, però lo so che sei d'accordo, quindi poi eventualmente intervieni, fammi fare la domanda e ti faccio l'ultima domanda. Noi abbiamo pure fatto, come dire, la segnalazione della scelta di queste due licenze al difensore civico per il digitale. Poi se vuoi racconti tu un attimo che cos'è. Comunque, essenzialmente è il nostro difensore cittadino sull'applicazione della, come dire, della legge più di varie leggi, insomma, della legge di riferimento più importante sul digitale, che è il CAD. Il difensore, come prevede la norma, si prenderà i suoi tempi, sono tempi lunghi previsti. Ci ha già risposto, dicendo che sta analizzando, come dire, la situazione e sta interloquendo con i due enti. La domanda mia che ti faccio è: in casi di questo tipo, proprio un po' tornando al fatto che il tema delle licenze non è più un tema moderno, è un tema corrente, a me da cittadino, casi come questo tipo mi sembrano casi facili. Cioè, vedo che c'è una 2.5 e direi: A, è una licenza vecchissima, non ha più senso, comunque la 2.5 non ha senso. E poi, laddove siamo di fronte a un sito della pubblica amministrazione, ci deve essere ben scritto che laddove ci sono dati in qualsiasi forma, che non superino le leggi della privacy, la legge della privacy deve essere rispettata, la sicurezza nazionale, comunque laddove ci sono dati utilizzabili, è ovvio che debbano essere pienamente riutilizzabili. Come a dire,
Secondo me, su cose di questo tipo, il difensore civico del digitale dovrebbe, potrebbe, come dire, eseguire la sua analisi della segnalazione in pochi minuti, ma soprattutto quella segnalazione dovrebbe avere, come ti posso dire, una modalità di applicazione diretta. Le norme non lo consentono probabilmente. Qualche anno fa c'era il dibattito, ma aspetta, prima dobbiamo capire bene qual è la licenza più opportuna. No, adesso il dibattito anche lì si è chiuso, ci sono le direttive europee, ci sono le linee guida sull'open data, no? Quelle del Ministero che sono state aggiornate, l'ultima versione mi sembra sia del 2017, e lì è chiaro, cioè dice che sostanzialmente la licenza per fare open data è la CC BY, punto. In alcune situazioni può essere concessa una CC BY SA con una serie di asterischi, di annotazioni, per cui lo share alike sui dati funziona poco, funziona male, crea più problemi di quelli che risolve. L'ho spiegato in altre situazioni, quindi adesso non ci dilunghiamo. Quindi secondo me sì, come dici tu, è più una questione di volontà. Il difensore civico, ti dico, purtroppo non ho grande esperienza cioè non seguo contenzioso su quel tipo di, perché è più una roba da diritto amministrativo, no? Nel senso che okay, è un'autorità amministrativa, neanche un'autorità, cioè è una sorta di vigile, no? Di arbitro che può tirare le orecchie e dire attenzione, mi hanno detto che state facendo una cosa che è fuori dalle linee guida. Non ha un gran potere poi di, come dire, bacchettare e dare sanzioni, però insomma può smuovere, no? Che non è cosa poca, perché ripeto, è più una questione di volontà politica e di, come dicevamo prima, di darsi una mossa, mettere a budget, incaricare una persona, no? Si risolve in poco, solo che se te lo dice l'associazione X o l'esperto Y, fanno finta di non sentire. Se te lo dice un difensore, che quindi è un'istituzione, non puoi far finta di non sentire. Quindi la creazione di questo difensore ha più che altro quel ruolo di fare sponda, di consentire una sponda ai cittadini. Tutto qui, cioè nel senso, poi il solito problema è quello della volontà, cioè se continuano a ragionare nell'ottica ma poi se qualcuno ci guadagna, no? Che è la grande frase che ti tirano fuori, mettiamo una non commercial perché sì, vogliamo liberare i dati, ma solo per utilizzi non commerciali, vuol dire non aver capito nulla di tutte le direttive, del fatto che l'open data serve proprio a stimolare forme di imprenditoria sul digitale, quindi tu pubblica amministrazione non ti devi sentire in rivalità, in concorrenza con la startup che prende i dati degli orari degli autobus e riesce a tirar fuori l'applicazione, perché non è un problema tuo, tu sei già stata finanziata, cioè tu come pubblica amministrazione quella raccolta di dati la devi comunque fare perché è una tua mission istituzionale, quindi non ha minimamente senso. Poi chiudo tutto questo discorso sull'utilizzo delle licenze, di quale licenza delle linee guida sull'open data che ti dicono che è quella licenza lì, e il meccanismo dell'open by default si sarebbe potuto risolvere molto più facilmente andando a modificare la legge sul diritto d'autore e dire che tutti i dati che sono prodotti, l'articolo 5 è un articolo in cui si poteva aggiungere un comma e dire tutti i dati prodotti da pubblica amministrazione e soggetti a pubblicazione obbligatoria sono di default in pubblico dominio oppure con una licenza. Non col l'open by default è sempre meglio di niente, ma è un accrocchio, cioè è un barocchismo, è un girare attorno, cioè girare la questione, avvitarla su se stessa. Ah, se non ha messo la licenza, allora noi intendiamo come se la licenza ci fosse. Basterebbe scrivere due righe. Io ho fatto una proposta, c'è un mio blog post in cui dico bastava aggiungere 4 righe all'articolo 5 della legge sul diritto d'autore. Non lo vogliono fare, vabbè, allora continuiamo a portarci dietro questo problema all'infinito e finché qualcuno, le pubbliche amministrazioni capiranno cosa vuol dire fare open data. Simone, l'ultima cosa, tu hai scritto da poco questo libro Software Licensing e Data Governance. In due punti di cosa eccolo qua. Cosa parla e se può essere utile per comprendere un po' questi temi. Allora, di questi temi io mi ero occupato in un libro che si chiamava Il fenomeno open data, che risale al 2014, che è
in buona parte ancora valido per la parte giuridica, ovviamente poi sono uscite cose nuove, quindi andrebbe aggiornato, però per chi deve capire un po' come funziona la proprietà intellettuale sui dati, le licenze open data, va ancora benone. Però in questo libro, che parla di software e di dati, quindi diciamo delle creazioni tecnologiche per eccellenza, è ovviamente più recente, è di settembre del 2020, quindi recentissimo, e anche più maturo, se posso dire, nel senso l'ho scritto con una... alle spalle un'esperienza da professionista maggiore, quindi ci sono anche nella parte, soprattutto quella sui dati, dei casi di studio, dei casi d'uso che secondo me sono molto, molto utili. Quindi c'è una parte teorica che spiega come funziona la proprietà intellettuale sui dati, quali sono le licenze open per dati, ma poi c'è un capitolo in cui si spiega quali sono le problematiche della derivazione e estrazione di dati con alcuni appunto scenari che si ritrovano. Quindi è a sua volta un libro sotto licenza Creative Commons, tutti i miei libri sono Creative Commons, e tra l'altro questa parte qua sugli open data la trovate anche in forma di estratto, se uno vuole solamente quel pezzo lì andate sul mio blog, l'ho pubblicata circa 3 settimane fa, quindi la trovate di recente. Perfetto, va bene Simone. Grazie, io ho sentito anche di parlare di questa opera. Vabbè, ma opera fondamentale per la letteratura mondiale. No, allora io mi prendo un minuto per dire che da questa chiacchierata con Simone emerge come questi temi di fondo di una campagna come la nostra sono temi molto importanti, che questi elementi formali sono sostanziali, ma io direi sono elementi quasi culturali. Alle spalle ci sono anche nuove professioni, ma io direi nuove opportunità, sono tutte da cogliere. Questo per noi Dati Bene Comune non è un momento per fare le polemiche, ma secondo noi è un momento per cogliere tutte le occasioni, sia dal nostro lato, ma sia anche dal lato, in questo caso ci stiamo rivolgendo alle pubbliche amministrazioni per abilitare in maniera appropriata la condivisione, descrizione, pubblicazione, documentazione nella pubblicazione di dati e informazioni legati sui dati. Noi l'8 aprile prossimo alle 17 faremo un live in cui abbiamo invitato tutti gli aderenti alla campagna del Bene Comune a dire in pochi minuti perché hanno aderito, quindi sarà un confronto diretto che mette in luce la forza di questa campagna, che è stata l'adesione così larga e ricca. Simone, veramente grazie mille, grazie. Andrà online in giornata e ti avviserò. Grazie ancora. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Arrivederci, ciao.